Ringrazio Orso Bianco per avermi inviato questo video. Sembrerebbe che la velocità della luce sia stata superata. I neutrini sono più veloci della luce di circa 60 nanosecondi e il risultato ottenuto da un esperimento effettuato fra il CERN di Ginevra e il laboratorio del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. In pratica, Einstein sarebbe a questo punto sconfessato, perlomeno la sua teoria avrebbe dei grossi problemi ad essere confermata, perché i risultati di questo esperimento, la metterebbero in crisi. Conferma ancora non c'è stata. Bisogna aspettare qualche giorno affinché i dati vengano elaborati e si pubblichi questo tipo di lavoro. In pratica, cosa è accaduto? Una cosa estremamente semplice, almeno a dirlo. Si tratta di aver sparato dei neutrini dal CERN fino al Gran Sasso, facendogli coprire un percorso di 730 km. I neutrini sarebbero delle particelle elementari prive di carica elettrica e con una massa tanto piccola che ancora non si è riusciti a misurare. Queste particelle non interagiscono con la materia, la attraversano e probabilmente viaggiano infinitamente nell'universo, quindi si dà molta importanza al loro studio proprio per capire questi tipi di situazioni. Margherita Hack ha detto che se questa teoria, quest'ipotesi venisse confermata, cadrebbe la teoria della relatività, perché si dimostrerebbe sbagliata e si aprirebbe una nuova pagina per la fisica. Ne colgo l'occasione per affermare l'ignoranza fondamentale dei soggetti che si occupano della nostra fisica, tipo Margherita Hack, quando dice che la relatività di Einstein è crollata, perché è stata superata la velocità della luce. Allora, cerchiamo di capire chi ha sbagliato, se Einstein o gli scienziati che nel confronto di una velocità totale, come quella assoluta della luce, insuperabile, cercano di misurarla nella realtà. Questi scienziati non hanno capito come funzionano tutte le misurazioni. In tutti i casi si fissano rapporti relativi interni alla totalità, tanto che 10 è conteggiato nel rapporto 9 a 1, perché uno dei 10 è preso come unità di misura ed è scorporato dal 10, tanto che con 1 si misura il 9. È l'esperienza terra-terra che fa chiunque abbia a portata di mano una di quelle bilance con i due piatti, su uno dei quali c'è da mettere i pesi per misurare il peso dall'altra parte. Che cosa succede? Che se io voglio misurare 2 kg, devo avere a disposizione due pesi, uno il peso campione e l'altro il chilo che io metto sull'altro piatto della bilancia. La pesata relativa implica 2 kg. Uno lo uso per campione dell'altro, ma quando il quantitativo è totale, immaginate che ci siano solo 10 metri, reali metri, quelli che si usano in cantiere per misurare, no? Che ci sono lì, in una stanza, e vogliamo misurarli.
per vedere se sono esatti. Allora prendiamo uno di quei metri e misuriamo gli altri 9. Con quel metro lì ne misuriamo 9. Ogni misurazione unitaria è ottenuta sulla base di un campione unitario che è estrapolato. E quindi da un'esperienza reale non si ha il totale. Questi pretendono che dalla misurazione dello spazio totale percorso dalla luce, che questa misurazione, dalla misurazione reale, risulti la quantità totale. E sono imbecilli, veri imbecilli che mancano del concetto fondamentale di cosa è una misurazione unitaria e reale. Ora, se non ci fosse una bella teoria che svela per quale motivo la velocità assoluta della luce è 300 milioni di metri al secondo e non quelli che loro misurano nella realtà, se non ci fosse, noi potremmo affermare che hanno ragione questi soloni. Ma ci sono. La mia teoria dice che, poiché noi abbiamo un fenomeno elettromagnetico, il cui totale è 10 elevato a 5, perché 10 elevato a 5 è la totalità elettrica, e 10 elevato a 5 è la totalità magnetica. Rientrano nel totale assoluto dell'unità, che è vera unità, quando è 10 elevato a 10. Quindi il quantitativo assoluto è 10 alla 10. Quello relativo a tutto il percorso elettrico è 100.000. Quello magnetico è 100.000. Se noi usiamo il metro sono metri. E se noi abbiamo bisogno di fissare questo vincolo, abbiamo 2 centinaia di migliaia di metri. E quindi abbiamo 200.000 metri fissati come il campione unitario per misurare l'elettromagnetismo. Poi abbiamo da considerare il vincolo della massa. Qual è il vincolo della massa? È assunto con il decimetro cubo all'interno del metro cubo. Il vincolo assoluto di ogni massa è che il totale delle masse sono 1000. Allora, quando questa massa si espande non solo su una linea, ma sulle 7 linee che fanno parte di una espansione sferica, come quella della luce, allora, mentre il vincolo ortogonale implica 6 vincoli, quello della sfera implica in più il raggio, che è sempre costante, e quindi sono 7 vincoli. 7 vincoli, ossia 7 unità di vincolo, in cui ciascuna è 1000, è 7000. Poi c'è da fissare cosa vale la realtà quando il totale della massa nella sua energia è 1000, però avanza come un ciclo, di conseguenza ha un avanzamento 500 dovuto a un retrocedere di 500, per cui l'avanzamento relativo a quella unità che è data da 1000 è dato solo dal più 500 metri. Poi bisogna considerare che noi stiamo attuando queste misure con quel fondamentale ciclo di ogni unità di misura che fu fissato dall'Accademia francese quando volle che ogni unità della fisica giacesse nel ciclo 10. Quindi l'unità del tempo cosa è? Il ciclo 10. E l'unità dello spazio cosa è? Il ciclo 3 volte 10, 30. Quindi se noi vogliamo considerare il vincolo fissato dal ciclo, dobbiamo calcolare 10 per il contenuto del ciclo del tempo e 30 per il contenuto del ciclo dello spazio, per un totale di 40 metri. E poi dobbiamo considerare l'unità del tempo, ossia ogni linea,
ogni segmento che esiste in natura, può essere percorso in due versi opposti. Di conseguenza, ogni verso è un mezzo del totale. E che valore dobbiamo dare al totale per indicarlo unitario, se un tempo solo è un mezzo? Dobbiamo dire che sono due mezzi. Quindi dobbiamo fissare l'ultimo vincolo di 2 metri. Sommando tutti i vincoli, che ripeto sono 200.000 più 7.000 più 500 più 40 più 2, arriviamo al totale di 207.542. Ebbene, se sommate alla velocità della luce questo modello unitario, arrivate esattamente a 300 milioni di metri. Il che indica che quando noi in natura misuriamo soltanto 299 milioni e rotti come velocità della luce, lo facciamo perché abbiamo fissato l'unità attraverso i vincoli unitari che noi realmente impieghiamo. Con questa unità, tolta di mezzo, come tutte le unità dall'insieme, noi otteniamo soltanto quell'avanzamento lì, che è relativo. L'avanzamento assoluto implica non solo quanto è visto grazie a uno, ma anche quell'uno. E quando noi andiamo ad aggiungerci quell'uno, vediamo che la velocità della luce arriva a 300 milioni esatti di metri al secondo. Quindi con la velocità dei neutrini non abbiamo raggiunto i 300 milioni di metri al secondo. E vi raccontano un sacco di corbellerie, ossia che quello che ha fatto Einstein è sbagliato. No, Einstein si è riferito nella velocità della luce a un fenomeno totale. Sono stati gli scienziati che hanno preteso di misurarlo nel reale, non capendo assolutamente niente di cosa sia una misurazione reale. Una misurazione reale non consente mai di avere il totale, a meno che non si prenda il denominatore e lo si aggiunga al numeratore. Solo in quel caso, con 10 unità, ne abbiamo 11. Con 9 a 1 unità ne abbiamo 10. Con le 299.792.458, in cui l'unità è 207.542, l'unità è data dal 299 e rotti più quello che sta sotto e abbiamo 300 milioni di metri al secondo come velocità assoluta della luce. Se nel relativo è misurata con una unità e la tolgono di mezzo, sono solo perché sono degli imbecilli che non capiscono assolutamente che cosa ottengono con una misurazione reale. E adesso passiamo al neutrino. Perché, vedete, il neutrino, quanto percorre realmente il neutrino in un secondo? Nessuno ancora lo ha detto. Ma io lo predico in base alla mia teoria. Poi vedremo se il valore, quando l'avranno misurato con tutti gli accertamenti, è quello che dico io, allora la mia teoria è giusta, ma non occorrerebbe nemmeno, perché io vi ho dimostrato con la luce che è giusta. Ma vediamola in atto con il neutrino. Qual è la differenza tra il neutrino e la luce emessa da un punto luce? È che il neutrino va dritto, mentre invece il punto luce si diffonde con un vincolo 7. Il neutrino si diffonde con un vincolo 1. Allora, quando c'è la massa in espansione e la massa totale è 1000 nel suo vincolo, moltiplicandola solo per un verso rimane il valore di 1000 invece del valore di 7000 che aveva la velocità della luce. Quindi il vincolo totale è 201.542 metri. Questo è il vincolo che va tolto a 300 milioni di metri al secondo, che è
la velocità assoluta della luce. Togliendo questo valore, vediamo che non si supera i 300 milioni di metri al secondo, perché capite bene, se da 300 milioni togliamo qualcosa, siamo ancora al di sotto, no? E che velocità, quanti metri devono essere quelli percorsi da un neutrino in un secondo? Basta fare il calcolo, 300 milioni di metri meno 201.542 fa esattamente, se il neutrino farà esattamente questi metri che ho dettagliato fino al metro al secondo, allora non brancoliamo nel buio, ma semplicemente abbiamo messo a posto le cose con degli scienziati imbecilli che fanno i grandiosi e non capiscono una H quando pretendono di misurare un fenomeno assoluto, totale, nel modo unitario delle nostre misurazioni, che sono tutte unitarie. Sono un po' arrabbiato, però ne ho ben donde. Costoro sono al centro dell'attenzione, basta che parlino e dicano una fesseria qualunque e i media ne parlano immediatamente. Nessuno si è accorto a livello dei media di cosa sto dicendo io. Da 15 anni sto dimostrando che la pretesa di calcolare la velocità della luce come la calcolano adesso è una pretesa sbagliata. Non è quella la velocità della luce. Lo dimostro. Ma come? Per calcolo. Io lo dimostro per calcolo. In che modo? È semplicissimo il mio calcolo. Quanto è tutto il percorso elettrico? La totalità del percorso elettrico, calcolato in unità atomiche, è 10 alla 5 unità atomiche. Quindi, se questo viaggia a metri al secondo, questa è la velocità massima elettrica, 10 alla 5 al secondo, metri al secondo. Perché cosa dobbiamo misurarla? Con che cosa? Con il quantitativo unitario della massa. E quant'è? 10 al cubo. Se non il nostro calcolo lo facciamo tutti in metri, abbiamo 10 al cubo in metri. Facciamolo quindi tutti in metri. Tanto la velocità è sempre quella. Metri al secondo o angstrom per ogni nanosecondo diviso 10 è sempre la stessa velocità. Quindi noi prendiamo per riferimento la totalità riferita al metro. Sono 10 elevato a 10 metri. Possiamo immediatamente calcolarla prendendo la superficie 10 al quadrato, quella unitaria del ciclo, perché se è vero che ogni unità esiste nel ciclo 10, anche il metro esiste nella totalità del suo ciclo 10. E quando esiste come area è 10 per 10, è 100. Quindi, dividendo 10 elevato a 10 per la superficie 10 elevato al quadrato, otteniamo 10 alla 8 metri al secondo. Su che cosa? Su una linea. Ma quante ne abbiamo nello spazio? 3. E allora la velocità diventa tripla. 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Questo è un calcolo perfetto. Ma, oh, accidenti, i calcoli perfetti non vi van bene. Vi van bene le affermazioni di imbecilli. E tenetevi le affermazioni degli imbecilli. Continuate con questa maniera qui. Andiamo molto bene. Andate avanti, forza, forza. Voce a costoro.